tutti belli e brutti. Io sono Bartolo Lupo, probabilmente non si vedrà niente. E siamo qui per parlare del risultato Crotone-Roma 0-2. Sono felice perché abbiamo vinto una buona partita, insomma, una partita importante perché dopo la vittoria con lo Shakhtar, anche sofferta, dovevamo vincere sicuro. Ecco, siete un po' la mia faccia perché stiamo in mezzo allo stadio. Comunque stavo dicendo, una vittoria importante perché riusciamo a sorpassare l'Inter, perché l'Inter si era riportata prepotentemente in corsa per il terzo posto, però noi siamo riusciti a vincere perché l'Inter ha vinto 5-0 con la Samp. Poi dobbiamo solo aspettare la Lazio, comunque stiamo sopra tutti, siamo terzi, però dobbiamo ancora vedere il derby come si giocherà, però per ora stiamo terzi. Niente, sono felice del risultato, sono felice che si sia di nuovo risbloccato Nainggolan, un gol importante per il Ninja, e anche un gol importante si sia anche sbloccato El Shaarawy, che non segnava da 6 partite, se faceva anche questa partita senza segnare era un record. Ma El Shaarawy per fortuna ha segnato anche un bel gol con grande assist di Kolarov. E diciamo che è veramente una bella prestazione della Roma. L'unica cosa è la fase difensiva veramente pessima. Cioè, Bruno Peres ha sbagliato più lui che tutti. Cioè, Bruno Peres è veramente scandaloso. Poi se parliamo degli altri, veramente la difesa dobbiamo migliorare qualcosa, perché se non ci volevo prendere i gol dal Barcellona, dobbiamo assolutamente migliorare in fase difensiva. Ok, adesso parliamo un po' delle pagelle, le mie pagelle, poi facciamo breve recap. Allora, in porta, allora, Alisson 6 e mezzo, sinceramente mi è piaciuta, però non gli ho dato 7 perché comunque ha dato sicurezza, ha fatto diverse parate, ha fermato diverse azioni, grande Alisson, però non mi ha dato la stessa sicurezza che mi ha dato altre partite, quindi 6 e mezzo, comunque sufficienza presa largamente. Terzino sinistro Kolarov 7. Spinge più del solito, spinge tanto e regala un assist assurdo per El Shaarawy. Un assist al bacio, un assist incredibile. Sinceramente sono felice di questo gol del Faraone, però questo assist di Kolarov serviva per farlo ritornare perché sinceramente stava calando e si vedeva nella partita, era stanco. Già con questo assist, perché lui comunque non è che cala di rendimento, cala di energia, però i suoi fattori tecnici non calano, il suo cross, la sua velocità non cala. Forse cala l'intensità in cui viene usata, però comunque resta il fatto che ha fatto un bellissimo assist, quindi da 7, e la prestazione difensiva comunque buona da 6. Per la fase, facciamo la media, il 6,5 della fase offensiva, della fase difensiva, e il 8 meno sarebbe all'incirca 7, 7 e mezzo, 7 più, diciamo così. Però gli do 7, molto buono. Difensore centrale Fazio, gli do un bel 6 e mezzo. Diciamo che ci ha salvato il culo in diverse volte. Come si dice? È stato proprio lui il difensore che ci ha veramente graziato. Ok, va bene. Ci ha graziato tantissimo, grande Fazio, e veramente. Però quell'errore, recupero palla, madonna mia, ci ha avuto un brivido, grande parata di Alisson, poi Stojan che si mangia tutto, però ci avevo avuto veramente culo, grazie a Dio, Stojan è una pippa, perfetto. Niente, veramente, la Fazio ha fatto quell'erroraccio, pure con lo Shakhtar ha fatto diversi errori, in fase così per distrazioni e niente. Comunque il 6 e mezzo per il recupero è assolutamente vero. Qua Jesus 6 non ha fatto un granché, ha retto la difesa bene, comunque ha concesso un po', però visto che non avevo preso gol, il 6 glielo. Adesso parliamo, e quindi il 6 comunque una buona prestazione per qua Jesus, che comunque si dimostra all'altezza, almeno al posto di Manolas, quando Manolas è stanco.
Bro Perez 4 e mezzo, veramente scandaloso. Bro Perez ha fatto se non due azioni buone e un salvataggio bello sul difensore, però veramente scandaloso in fase difensiva, perché tutti i tiri erano colpa sua e veramente incredibile, veramente sulla loro fascia sinistra spingevano come mostri. Bruno Perez non sapeva fare niente, veramente assurdo. Bruno Perez rende lo scarso perché ce lo teniamo ancora, ovviamente. Golanon 6, Golanon 6, prestazione normale, per fortuna non è diventato quello col Karabakh, quindi comunque un 6 glielo do e stiamo sballottando. Il 6 glielo do. Parliamo adesso di lui, di Nainggolan. Assolutamente un bel 7 e mezzo. Diciamo che gli potrei anche dare 8, però non mi sento così. Cioè, ha fatto veramente una brava, bellissima prestazione. Anzi, diciamo 8 meno, perché comunque un 8 glielo voglio dare meno, però non pienissimo. Comunque glielo voglio dare un voto così, perché se lo merita assolutamente. Raggio ha fatto una bellissima prestazione. E sicuramente questo è il Raggio che vogliamo, non quel Raggio addormentato. Questo è il Raggio che vogliamo. Adesso parliamo di Pellegrini 7 meno. La prestazione del primo tempo da 7, la seconda da 6 e mezzo. Anzi anche 5, però sinceramente non è che li abbia penalizzato tanto, perché non ha toccato proprio palloni, non è colpa sua, non è stato, però comunque nel primo tempo veramente scambi con Nainggolan incredibili, quindi secondo me se lo merita il 7 meno, sì, va benissimo, secondo me sì. Poi esterno sinistro El Shaarawy torna al gol e gli do un 7 più. Veramente El Shaarawy, prestazione anonima, però per quel gol gli do il più. Il più e il se non gli avrei dato 6, perché non ha fatto niente di che, a parte il gol che è veramente un bel inserimento, lo poteva fare che inzaccarla. E quindi sono contento per lui che si sblocca dopo 6 partite e sicuramente sono contento che lui si sia sbloccato, insomma, e sono contento che Kolarov abbia fatto quell'assist, perché sì. Alla destra Gerson, gli do un 5 e mezzo. Sinceramente non mi è piaciuto Gerson. Cioè, in verità gli avrebbe potuto anche dare un 6, però 5 e mezzo secondo me è giusto, perché non mi è piaciuto proprio. Non hai proposto tanto e un 5 e mezzo ci sta. Secondo me ha giocato meglio con lo Shakhtar. Io gli avevo dato con lo Shakhtar un 6 e mezzo, 7 se non avrebbe fatto quell'errore sotto porta. Anzi anche un 7 e mezzo se non avrebbe fatto quell'errore sotto porta, perché da subentrato tenere così, gestire palla, recuperare palla tantissime volte, veramente un giocatore così ci serve per il futuro. Punta assolutamente Edin Dzeko 7 e mezzo, assurdo, non segna ma fa di tutto per la squadra, anzi si defila, si sacrifica, sembra Mandzukic quasi quasi, tra l'altro stiamo per arrivare a casa, intanto sono felice che anche se non segna contribuisce alla vittoria, e sono felice del fatto che comunque un lavoro lo dia, perché nelle ultime partite quando era segnato ha giocato di merda, e questa veramente mi è piaciuta, bella prestazione di Edin, 7 e mezzo, pienissimo, cioè proprio pieno, e quindi glielo do tranquillamente. I subentrati, insomma, quelli che sono entrati, allora il primo come si chiama? Uder 7, mi è piaciuto perché comunque si è bello proposto, ha sbagliato un po', però si è proposto, e secondo me il fatto che si proporre vuol dire un giocatore che sicuramente avrà un futuro, perché Uder con queste cose c'è un bacio. Veramente Uder
bella prestazione anche se non ha giocato da titolare, però il 7 glielo do perché ha giocato bene, ha giocato meglio di Gerson sicuramente. Poi l'altro subentrato Kevin Strootman, 6, non ha fatto un granché sinceramente. E l'altro subentrato che ora non ricordo, naturalmente gli do il senza voto perché è entrato agli ultimi minuti, non ha fatto un cazzo e quindi gli do il senza voto perché sinceramente non mi ascolta. Ok, questo video è finito, mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale mio di Tommy Rossi, Scorpio77, di Steven Marinucci e adesso vi consiglierò un nuovo canale che dovete assolutamente iscrivervi. Trash Channel, se non vi esce perché ci sono veramente tanti canali che si chiamano così. E scrivete Creazioni di Mostri 3, uno dei video più famosi e sicuramente vi uscirà il loro canale. Lui si chiama Rebus e fa video con Ciubecca e veramente bravo, fa le sue battute e fa i video. E niente, vi consiglio perché lui mi ha adottato e quindi vi consiglio questo canale e mi ha costretto a farlo. No, questo video è finito, insomma, mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale, anche il mio, loro e anche il mio, e scrivete nei commenti i vostri voti o comunque un voto generale a questa vittoria. Bella.